Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo su Broforce e su PlayStation 4. Ho questo gioco perché era incluso nel PlayStation Plus di questa settimana, insieme ad un altro gioco dove impersoni un pompiere ed è veramente uno schifo, l'ho disinstallato. Però questo Broforce voglio provarlo, anche perché non è la prima volta che lo sento nominare. Nei commenti tante persone ci hanno chiesto di provarlo, quindi mi ci sono buttato a pesce. Mentre per il live di Xbox, questo mese è veramente una bomba, perché gratis vi danno Sherlock Holmes Crimes and Punishments già da oggi, cioè che oggi che è praticamente il 2 marzo, e poi dal 16 marzo fino a fine mese c'è Lords of the Fallen gratis, quindi questo mese il live è veramente una bomba. Andiamo a provare però questo Broforce, normale, difficile, ma normale, non ho mai giocato, gioco offline, fai da host, no, gioco offline, non so neanche di che si tratta, si gioca fino a 4. Questo è molto figo e dà un senso maggiore al mio acquisto di un terzo gamepad. Ho acquistato un terzo, che bello! Ma che bello! Ma che bella la selezione missione! Ma che carino! Oh, ragazzi, mi piace tanto sta cosa. I prigionieri di guerra sono isolati in Vietnam da ormai 25 anni. Ok, molto metaslaggoso. Mediamente responsivo. Si spara con il quadrato, si salta con la X, si lanciano le granate con il cerchio. Con R1 ci si bulla in questo modo. Ok, si spara anche con il grilletto. Ok, non è un problema. I colpi sono, credo, infiniti, sì. Se si cade e si muore, dovremmo andare... Ah, ci possiamo arrampicare. Però qua sotto mi sa che c'è un segreto, quindi facciamo così. Yes. Possiamo spaccare addirittura la terra, fanculo, non c'era niente lì. Ottimo, abbiamo probabilmente raggiunto un checkpoint con quella bandiera. Un altro checkpoint. Il fatto che siano così vicini l'uno all'altro mi fa presagire una certa difficoltà di fondo. Brommando. Ah, adesso siamo in due. Ah, ok. Mi sa che liberando i prigionieri in realtà possiamo... Che ficata, ragazzi, si rompe tutto. Notevole. Ah, possiamo sgozzare. Ok, molto simile a Metal Slug con il triangolo. Ok, ok, va bene, va bene. Sgozza! Come facciamo a scegliere chi utilizzare? Non possiamo, credo. Che bello che è. Vabbè. Prima missione ignorantissima, veramente stupida da morire. Che ficata. Praticamente ci fanno capire che con questo personaggio possiamo riuscire a fare robe abbastanza violente. Ma si muore con un colpo. Si muore con un colpo solo. Bellissimo. No, non è lo spirito di Dark Souls che è entrato in me. È solo che mi piace il fatto che sia così tosto. Oh, abbiamo sbloccato un nuovo personaggio. Questo c'ha addirittura il lanciafiamme. È ancora più cazzuto degli altri due. Va bene. Questo invece? Ah, ok, una vita extra. Porca pu... Questi non possono spararmi finché sto qua. Però molto figo. Molto, molto... Fii! Sono una schiappa, veramente faccio schifo. E questo? Ma io non ho capito. Li sblocco così a casaccio? Sì! Oh. Sì. Ogni personaggio che riusciamo a salvare è una vita extra, il che è molto positivo. Bisogna essere molto rapidi. Non ho capito perché l'interfaccia di selezione del livello sia tridimensionale mentre il gioco è smaccatamente 2D. Non lo so.
però è gradevole, tanto gradevole. Giocato in 4, in 3, in 4 deve essere davvero uno spettacolo. Perfetto. Ogni personaggio ha una sua granata speciale. Ok. Bisogna impararle queste cose, sennò... Bro hard. Questo che c'ha come granata? Bisogna impararle queste cose, sennò uno tira una granata e non sa che cazzo sta facendo in realtà. È molto spammoso, devo dire, il gioco, eh. Spammoso nel senso che conviene spammare. Mamma mia, il bordello. Ok, ho capito più o meno lo spirito del gioco, uno spirito molto ignorante, se vogliamo. Meglio che facciamo saltare in aria tutto, senza pietà proprio. Non pensavo che si sarebbe staccato dal resto, si sarebbe messo a volare qualcosa. Un altro prigioniero che dobbiamo salvare. Bandiera americana. Che coglione che sono stato. Finito? Ma sono brevissimi i livelli, sono veramente un volo così. Iniziano ad essere più complicati, devo dire. Non mi faccio niente con le esplosioni? No, non mi faccio niente. È un personaggio cazzuto questo. È tosto, tosto, tosto. Ok, abbiamo ripreso il primo PG. Porca troia, si sono kamikazzati quelli. Sto lanciafiamme proprio non mi piace. Questo finora è il PG che mi torna meno. Porca troia, un boss. No. Breezers, ok. Buono. Ma ce la dovremmo vedere con questi schifosi. Buono, l'ho fatto cadere. Muori, stronzo. Ah, questo è Chuck Norris, guardate. È ispirato a Chuck Norris, fa pure il calcio rotante. Culo. Sì. Ma sapete cosa? È veramente carino sto gioco. Veramente molto molto carino. Vabbè, abbiamo terminato il primo livello. Magari la prossima partita ce la facciamo insieme a Red Dead, perché è un gioco che ispira tanto la partitella insieme.